Rivolgendosi a dei giovani giornalisti all'inizio della propria carriera professionale, quali sono i consigli che si possono dare per provare e riuscire a conoscere nel suo profondo un luogo prima ancora di raccontarlo? Beh, intanto appunto prima di parlare, ascoltare, prima di avere una tesi, partire da un punto di domanda, avere curiosità, coltivare la curiosità, seguire un po' anche i propri interessi, le proprie vocazioni e cercare di avere continuità, cioè, per quanto possibile, compatibilmente con le proprie risorse, continuare ad andare nello stesso posto, accumulare conoscenza, saperi, contatti, relazioni e poi, nonostante, diciamo, anche quando si acquisisce una certa conoscenza del paese, non smettere di chiedersi, per esempio, domande fondamentali come chi mi dà il diritto di occuparmi di queste persone, chi mi dà il diritto di scavare così a fondo nella loro vita, nelle loro sofferenze in qualche caso e quale debba essere il mio ruolo. E alla base credo ci sia un po' quello che un grande reporter del Novecento, Richard Kapuscinski, reporter polacco, autore di reportage narrativi che hanno raccontato i principali cambiamenti sociali e politici del Novecento, chiamava giornalismo intenzionale, cioè essere consapevoli che si fa giornalismo per produrre conoscenza che possa a sua volta produrre un cambiamento. Io penso che noi giornalisti siamo un po' come i medici condotti di una volta, cioè dobbiamo sapere fare un po' tutto. All'interno del fatto di essere dei cronisti a tutto tondo, io credo che valga la pena di specializzarsi in qualche cosa, così come fanno i dottori, magari uno è esperto di polmoni, quell'altro di articolazioni, e così io direi di regioni geografiche, magari un gruppo di paesi, però questo consente, come dire, una visione un po' più ampia, questo è il primo punto. Il secondo è che quei paesi bisogna viverli, bisogna andarci spesso e possibilmente rimanerci il più a lungo possibile, magari utilizzare anche le vacanze. E starci in mezzo vuol dire non essere la figura classica del giornalista che va per una settimana e alla fine conosce soprattutto i piani alti, perché ha accesso ai piani alti, che è una cosa importante. C'è bisogno anche di girare nei mercati, di fare la spesa, di guardare quanto costa il riso o i pomodori, di parlare con la gente, col basso, come dire, della società. E a furia di ripetere questo esercizio si acquisisce esperienza e quindi sensibilità e quindi anche competenza. Questo non è che ci permette di predire il futuro, però ci consente di capire come si muove una società, che trend ha, se c'è un pericolo di conflitto, di tensione sociale.